Sergio Anesi, commissario straordinario Fiso, la domanda che tutti le fanno: cosa succederà nei prossimi mesi? È un aggiornamento dopo quello che ci ha già raccontato in Puglia. Sì, posso solo aggiornare in questo modo. La settimana prossima il CONI riceverà la proposta di modifica dello statuto. A quel punto dovremo aspettare che questa venga valutata dagli organi del CONI, in particolare approvata dalla Giunta nazionale del CONI. Nel momento in cui lo statuto sarà approvato, sarò in grado di convocare l'assemblea, che sarà convocata 90 giorni dopo l'approvazione dello statuto. Quindi i tempi sono presto detti, si andrà a gennaio o febbraio dell'anno prossimo come ipotesi per quanto riguarda l'assemblea. Nel frattempo ho avuto modo di incontrare nelle diverse manifestazioni molte delle persone che sono coinvolte e erano state coinvolte in passato all'interno dell'organizzazione della FISO. Quindi mi è anche servito per uno scambio di opinioni, credo importante. Avrò a breve un incontro con le persone che erano all'interno del Consiglio e con i presidenti dei comitati, proprio per illustrare le modifiche dello statuto. A quel punto credo saremo anche in grado di stimolare su alcuni punti la formazione di quella che mi auguro sia una rinascita, diciamo così, della FISO attraverso quelli che sono i nuovi organismi, appunto Presidente e Consiglio. In questo periodo sto portando a termine quelli che erano i programmi che erano stati posti dal precedente Consiglio. Mi auguro entro la fine dell'anno di riuscire ovviamente a produrre l'approvazione del nuovo bilancio di previsione, che seguirà a grandi linee quello che è stato il bilancio del 2018. Glielo chiedono in tanti, vedremo Sergio Anesi candidato? Non credo, nel senso che io ho una posizione a livello internazionale all'interno di un organismo che mi occupa veramente molto. Poi credo che sia giusto anche che le persone che tanto si sono date da fare in passato e delle nuove persone che potranno darsi da fare molto per la FISO siano coinvolte in questa nuova era della FISU, che mi auguro veda perlomeno all'inizio la collaborazione di tutte le componenti per far sì che la FISU ritorni a essere veramente nel pieno delle potenzialità con i nuovi organismi, ma che possa anche sviluppare una programmazione che sia all'altezza delle aspettative di tutti gli atleti che ho visto impegnati e molto entusiasti nelle diverse gare che ho potuto seguire.